Anche perché le sono tante le squadre che stanno hai davanti. Eh sì, non tante è, in non pochi è che punti. La corsa come lo scorso anno, magari solo su una, sull'Inter. Sì. Tra l'altro c'è pure il Torino, c'è la Sampdoria, e comunque sono squadre che stanno lì. Devi dare un occhio avanti e un occhio dietro, perché rischi, come diceva Lorenzo, certo, all'inizio, di rimanere poi alla fine tra Coppa Italia e sì, con niente in mano, infatti. Esattamente. Lorenzo, leggevo da qualche parte che la Lazio sembra convinta di scartare Romulo, convinta delle buone prestazioni dell'ex Genoa, anzi del tuttora Genoa, visto che è in prestito. Se mi permettete di essere un po' polemico, ci voleva poco a fare meglio di Marusic quest'anno, sinceramente. Sì. Il fatto che Romulo sia arrivato, quando è arrivato si parlava di un giocatore, un discreto giocatore, un onesto esterno, e adesso giustamente la gente dice: Inzaghi, fai giocare Romulo, perché è molto più forte di Marusic, ti fa capire qual è il nostro titolare sulla destra. Cioè, praticamente leggevo dei dati pochi giorni fa, Marusic ha fatto 0 assist giocando con il 3-5-2, dove gli esterni sono fondamentali. Basta vedere l'Atalanta, basta vedere l'Atalanta che gioca specularmente a Lazio. Ebbene, Marusic quest'anno, a parte il gran gol contro il Marsiglia in Europa League, onestamente ha fatto ben poco altro. E Romulo, rispetto a lui, ad esempio, o Patrick anche, cioè, ma Patrick giocherebbe titolare nel Frosinone? Patrick forse nel Frosinone sì, però nella SPAL no, secondo me non giocherebbe titolare nella SPAL. Ad esempio Marusic è un giocatore che è anche vero che ha sempre problemi fisici, si porta dietro, aveva avuto uno stiramento all'adduttore, poi lui ha dei problemi alla schiena che ritornano spesso, quindi magari anche quello c'entra, anche perché l'anno scorso aveva fatto un buon campionato Marusic. Però quest'anno è giusto pensare al riscatto di Romulo. Forse sarebbe interessante pensare a un Romulo riserva di qualcuno veramente forte, in teoria, come Lazzari, anche se bisogna vedere. Il fatto è che Marusic ha lo stesso procuratore di Milinkovic, quindi secondo me i loro destini sono abbastanza collegati. Un pacchetto vendi due e paghi uno. Sul discorso Patrick, io la penso che se Patrick è un giocatore, è una riserva che ci sta bene nella Lazio, se a fine campionato poi risulta che fa tutte queste presenze, però non è colpa di Patrick, lui dovrebbe essere un sostituto che a fine anno fa le sue 5-6 presenze in campionato e basta. Se poi nell'arco del campionato si è visto costretto a scendere in campo tutte queste volte, non è nemmeno colpa sua, insomma è un problema proprio di organizzazione, magari, perché magari non era stato scelto lui come titolare, no? Quello senza nessuna critica nei confronti di Inzaghi, che non capiamo, specialmente nella parte finale della stagione, è questo: se fosse Romulo acciaccato e non potesse giocare, gioca Patrick, sono d'accordo con te Gianfranco. Il problema è che ci chiediamo da un po' di partite perché abbiamo visto pure Bastos l'altra sera, poi Bastos gioca bene con le squadre importanti, le partite importanti, e poi sparisce per mesi e appare Patrick, ritorna Romulo, sembra vola Gigino e vola Gigetto. In certi momenti ha fatto un po' di confusione, secondo me, Inzaghi. Io schiererei sempre i migliori a prescindere, però sembra non essere questa l'indicazione, e poi avvengono determinati risultati. Comunque Inzaghi, dai, ha conquistato l'ennesima finale. Ma assolutamente, perché qui poi se dici una cosa nei confronti di Inzaghi per una partita sembra che tu non lo vuoi più. No, assolutamente no, perché anche perché poi si parla di gente come Gianpaolo e compagnia cantante. Che Inzaghi non lo puoi vedere. Assolutamente. Grazie. No, scherzi a parte, Lorenzo, quanto merito c'è di Inzaghi in questi 3 anni di Lazio, secondo te? Un allenatore che comunque sono 26 anni, mi sembra, che sta alla Lazio, tra quando era giocatore, allenatore delle giovanili, adesso allenatore della prima squadra, in questi 3 anni in cui costantemente comunque riesce a mantenere un certo livello di prestazioni. Hai detto una brutta cosa, Gianfranco. Sono già 26 anni da quando abbiamo comprato la Piacenza. Sì. Sono invecchiato tanto. Porca miseria, non posso di quasi 20 anni. Giovane. Mamma mia. Scusa, allora. No, niente. Tanto merito, tantissimo. Sono di quelli che, nonostante Inzaghi abbia fatto
anche dei suoi, i suoi errori lo considera tra i migliori allenatori della Serie A, anche perché secondo me con gli stessi soldi allenatori migliori è difficile prenderli. Io faccio un esempio, mi era capitato di parlarne anche in alcune trasmissioni, diciamo nei mesi passati. La Roma con Inzaghi invece di Francesco avrebbe fatto un campionato secondo me ben più importante. Inzaghi è uno che non è che si inventi chissà cosa, però mette i giocatori dove vanno, è un pragmatico e alla fine porta, cioè, se mi avessero detto alla fine del giorno d'andata la Lazio lotterà per la Champions fino a poi giornata al termine, io non ci avrei creduto sinceramente. E invece è successo, poi adesso la lotta sembra essersi praticamente fermata, però c'è tanto merito. A me piacerebbe, soprattutto vedendo quali sono le potenziali alternative, a me piacerebbe un Inzaghi veramente tipo alla Ferguson, cioè un Inzaghi che rimane e fa un ciclo veramente importante. Temo che non sarà così, però. Penso anch'io, sì, in effetti. Purtroppo io dico, perché pure a me come allenatore, per la dimensione che ha adesso la Lazio, secondo me è il top, non riesce a trovare di meglio, come ha detto Lorenzo. Sì, anche perché si parla di Giampaolo, di Zerbi, no? Sinceramente, per carità, bravissimi allenatori, ma... Sì, è lo stesso discorso che dice quelli che criticano Stracoscia, dice allora prendi Cragno, e la differenza non è che sia... Fenomeno. Stiamo parlando dei ragazzi giovani che devono crescere, o meglio dei Inzaghi. Non credo che se possa trovare anche... Tra l'altro l'attaccamento a questa società Inzaghi l'ha dimostrato. Come allenatore lui conosce alla perfezione l'ambiente di Roma, conosce i tifosi, sa quello che vogliono, e questo vuol dire tanto per un allenatore e per una squadra, capire pure le sfumature di un atteggiamento dei tifosi. Speriamo, dai, magari lo rivediamo anche il prossimo anno. Antonio... Ma sì, diciamo, nel senso, pure io volevo chiedere a proposito proprio di Inzaghi, se a fine stagione può essere riconfermato o meno, ma credo poi dipenderà molto dai risultati, no? Eh sì, già c'è. Cioè, questo c'è, comunque. C'è risposta. Questo già. Penso sia. Sì, sì. No, ma sinceramente a fine stagione. Credo che Inzaghi rimarrà un altro anno. No, io quello volevo sapere, credo. Se era almeno per un altro anno, oppure questo addio poteva essere già al termine di questa stagione? No, non credo, perché comunque in finale di Coppa Italia ci è arrivato. Se tu mi avessi chiesto, metti caso che la Lazio non fosse andata in finale di Coppa Italia, malauguratamente neanche centrando l'Europa League, forse l'avrebbero mandato via. Però comunque in finale di Coppa Italia ci è arrivato, è un obiettivo, è chiaro, tu... Vincere la Coppa Italia è un obiettivo fino a un certo punto, perché comunque però arrivare in finale era un obiettivo ed è stato centrato. La Champions era un altro obiettivo, probabilmente non verrà centrato, ma è chiaro che se alla fine vai in Europa League e magari vinci la Coppa Italia, un altro anno rimane, anche perché se non sbaglio è contratto fino al 2020, quindi quando finirà, poi sì, magari uno a bocce ferme farà un altro tipo di ragionamento, però un altro anno Inzaghi secondo me alla Lazio se lo fa. Eh sì, anche perché poi fare 3 anni consecutivi a buoni livelli con l'alternanza dei risultati a cui ci avevano abituato i suoi predecessori vuol dire tanto, insomma, in un ambiente come la Lazio. Questi, solo per questa cosa andrebbe premiato Simone Inzaghi. Bene. Perfetto Lorenzo, veramente questo collegamento, come ti avevo detto anche in privato, lo attendevo da un po' di tempo, mi ha fatto veramente piacere che sei riuscito a ritornare al Nido delle Aquile e magari da qui alla fine del campionato... Mi auguro vivamente di poterci aggiornare almeno un'altra volta. Va bene, grazie a voi dell'invito, buona serata. Grazie, ciao Lorenzo, grazie, buona serata. Questo è il Nido delle Aquile, poporopo, avanti Lazio, fa muoie 3 gol.
Ciro Immobile contro Robin Olsen. Momento determinante del derby. Siamo al 28esimo della ripresa. Prende la rincorsa fuori dall'area di rigore. Ciro Immobile che è entrato in campo nel corso di questa ripresa al posto di Caicedo sotto la curva nord. Immobile contro Olsen. Prende la rincorsa. Parte Immobile. E tira rete! Il raddoppio della Lazio con Ciro Immobile che ha bucato Olsen, il quale aveva intuito. Nel regolare Parolo arriva Immobile. Immobile, c'è la sponda. La conclusione!